11. Ombra e Aurora. Franco, appena ricevuto il telegramma, corse all'ufficio dell'opinione in via della Rocca. Dina, vedendolo torbido, gli disse, Oh, lo avete saputo. Franco si sentì gelare il sangue, ma Dina, quando udì il telegramma, fece un atto di stupore. No. No, non sapeva nulla di questo. Era stato informato da parte del presidente del consiglio che la polizia austriaca aveva fatto perquisizioni e arresti in Vallintelvi e che fra le carte di un medico si era trovato il nome di don Franco Maironi, con indicazioni assai compromettenti. Dina soggiunse che, in un momento così angoscioso per un padre, non osava quasi dirgli perché il conte di Cavour si interessasse a lui gliene aveva parlato egli stesso, Dina, e il conte si era mostrato dispiacerne che un gentiluomo lombardo di così bel nome si trovasse a Torino in condizioni dure e oscure. Dina credeva che egli avesse intenzioni di offrirgli un impiego al ministero degli esteri. Ora Franco doveva partire, certo. La bambina guarirebbe ed egli ritornerebbe nel più breve tempo possibile. Intanto si fermerebbe a Lugano, non è vero, in attesa di notizie, e se non fosse proprio necessario, non si arrischierebbe mica di entrare in Lombardia. Con quest'affare di Vallintelvi sarebbe un'imprudenza enorme. Franco Tacque e il suo direttore nel congedarlo insistette: abbia prudenza, non si lasci prendere, ma non ebbe alcuna risposta. Dal momento in cui aveva ricevuto il telegramma. Franco aveva camminato su e giù per Torino come in sogno, senza udire il suono dei propri passi, senza coscienza di ciò che vedeva, di ciò che udiva, andando macchinalmente dove gli occorreva, in quella congiuntura, di andare dove lo portava una facoltà interiore e servile dell'anima, quel misto di ragione e istinto che ci sa guidare per il labirinto delle vie cittadine, mentre lo spirito nostro Fisso in un problema o in una pressione niente se ne cura. Vendette oro e catena per 135 lire a un orologiaio di Dora Grossa. Comperò una bambola per Maria, passò dal caffè Alfieri e dal caffè Florio per far avvertire gli amici e, dovendo pigliare il treno delle undici e mezzo per Novara, fu alla stazione alle undici. Vi capitarono alle undici un quarto il Padovano e Ludinese. Essi cercarono di rincorarlo con ogni sorta di supposizioni rosee e di ragionamenti vani, ma egli non rispondeva parola. Aspettava con un'avidità immensa il momento di partire, di essere solo, di correre verso Oria, perché qualunque ne fosse il pericolo, era ben deciso di andare a Oria. Entrò in una carrozza di terza classe e quando la locomotiva fischiò, il treno si scosse. Mise un gran sospiro di sollievo e si diede tutto al pensiero della sua Maria. Ma v'era troppa gente, troppo rozza e chiassosa, gente intorno a lui. A chi vasso, non potendo resistere a quei discorsi, a quelle risate, passò in una carrozza vuota di seconda classe, dove si mise a parlare solo, guardando il sedile di faccia. Dio, perché non mettere nel telegramma una parola di più, oh Signore! Una parola sola, il nome della malattia almeno. Un nome orribile gli attraversò la mente: Krupp. Stese le braccia avanti contro il fantasma in uno stiramento convulso, aspirando aria con tutta la forza sua e ne lasciò ricadere con un soffio che parve vuotargli il petto, d'anima e di vita. Perché doveva trattarsi di un male subitaneo, altrimenti Luisa avrebbe scritto. Altro lampo nella mente. Congestione cerebrale, egli stesso da bambino era stato a morte per una congestione cerebrale, signore, signore, questa era una luce buona. Era Dio che gliela mandava. Fu preso da singhiozzi nervosi, senza lacrime. Tesoro, amore, gioia. Doveva essere questo, sì. La vide ansante, accesa, vegliata dal medico e dalla mamma, immaginò in un minuto lunghe, lunghe ore al suo capezzale. Lunghe angosce, il rinascere della speranza, il primo sussurro della dolce voce. Papà mio! Si alzò in piedi, giunse e strinse le mani in uno sforzo muto di preghiera, poi ricadde a sedere esausto. Volse gli occhi senza sguardo alla campagna fuggente, sentendo quasi un legame fra le grandi alpi velate, ferme all'orizzonte di settentrione, e il pensiero dominante, fermo, Assopito nell'anima sua. Ogni tanto lo strepito del treno lo toglieva dal suo torpore, suggerendogli l'idea di una corsa angosciosa richiamando il suo cuore a correre, a battere così. Egli chiudeva poi gli occhi per vedersi meglio arrivare a casa. Subito gli venivano immagini su dal cuore alle palpebre, ma si muovevano, mutavano continuamente, non potevano restarle più di un momento. Era Luisa che gli correva incontro sulle scale. Era lo zio che gli senteva la braccia sull'entrata della sala. Era il dottor Aliprandi, che gli apriva l'uscio dell'alcova e gli diceva Bene. bene. Era nella camera buia un moto di ombre silenziose. Era Maria che lo guardava con gli occhi lucidi di febbre. A Vercelli, parendogli già essere a mille miglia da Torino, l'impero della realtà lo riprese a lugano come per qual via andrebbe a oria scopertamente per il lago facendosi vedere alla ricevitoria e se non lo lasciassero passare perché non aveva sul passaporto il visto dell'uscita o se peggio vi fosse un ordine di arresto per questo affare del medico di peglio meglio prendere la montagna poteva venire arrestato dopo ma con la pratica che aveva fatto prima del 48 cacciando era quasi sicuro di arrivare a casa. Questo faticoso lavoro di fare e di sfare piani lo distrasse alquanto. Gli tenne occupata la mente sinoltre a Rona sul battello del Lago Maggiore. Aveva fatto il conto di arrivare a Lugano nel cuore della notte. Se vi fosse qualcuno ad aspettarlo? Se non vera nessuno, poteva darsi che alla farmacia Fontana, dove andavano molti valsoldesi, si sapesse qualche cosa. Se Dio volesse fargli trovare a Lugano notizie rassicuranti, potrebbe rimettere all'indomani ogni decisione circa l'andata a Oria. Prese dunque il partito di non far progetti sino a Lugano e pregò fervorosamente Dio che facesse trovare queste buone notizie. Il cielo era coperto. Le montagne avevano già una tinta autunnale triste. Il lago era leggermente nebbioso, le campagne di meina suonavano, sul vapore non c'era quasi nessuno. E la preghiera di Franco gli morì nel cuore sotto una tristezza pesante. Gli occhi suoi si smarrirono dietro uno stormo di gabbiani bianchi che volavano lontano verso le acque di Laveno, verso il paese nascosto dove era l'anima sua. Arrivò a Magadino dopo le sette, fece il Monte Ceneri a piedi, per il sentiero che mette alla cantoniera, prese una vettura a Bironico e arrivò a Lugano dopo la mezzanotte. Discese in piazza presso il caffè Terreni. Il caffè era chiuso, la piazza deserta, scura. Tutto taceva, anche il lago di cui si intravedeva un palpitar lento nell'ombra. Franco si fermò un momento sulla riva con la speranza che qualche fosse venuto ad aspettarlo e comparisse da qualche parte. Non poteva vedere la Valsolda nascosta dietro il Monte Ebre, ma quella era l'acqua che rispecchiava Oria, che dormiva nella darsena della sua casa. Gli si allargò un poco il cuore, in un sentimento di pace. Gli parve essere ritornato tra i familiari suoi. Nascendo ogni voce umana, gli parlavano le grandi montagne oscure, soprattutto il Monte Caprino e la Zocca di Mente, che vedevano Oria. Gli parlavano dolcemente, gli suggerivano un presentimento buono. Diciannove ore erano passate dalla data del telegramma. Il male poteva essere vinto. Non comparendo nessuno, si avviò alla farmacia Fontana. Suonò il campanello. Egli conosceva da molti anni quell'ottimo, cordiale galantuomo del signor Carlo passato anche lui col mondo antico. Il signor Carlo venne alla finestra e si meravigliò molto di vedere Don Franco. Non aveva alcuna notizia della Valsolda, era stato due giorni a Tesserete, ne era ritornato da poche ore, non sapeva niente. Il suo assistente, signor Benedetto, era partito anche lui da poche ore per Bellinzona. Franco ringraziò e si avviò verso Villacciani, risoluto di andare subito a Doria. Poteva scegliere tra due vie: o salire da Pregassona, il versante svizzero del Boglia, toccare l'Alpe della Bolla, attraversare il Pian Biscagno e il Gran Bosco dei faggi, uscirne sul ciglio del versante lombardo, al fascio della Madonnida calare ad Albogasio Superiore e Oria, o prendere la comoda via di Gandria verso il lago, e poi il sentiero malvagio e rischioso che da Gandria, ultimo villaggio svizzero, taglia la costa Ertissima, passa il confine a un centinaio di metri sopra il lago, porta alla cascina di Origa, cala nei burroni della Val Malghera e risale alla cascina dei Roque. Vi trova la stradicciola selciata che passa sopra il Niscioree, e discende a Oria. La prima via era assai più lunga e faticosa, ma in compenso migliore per eludere al confine la vigilanza delle guardie. Partendo dalla farmacia Fontana, Franco decise di appigliarsi a quella, ma quando fu a Cassarago, dove mettono la strada di Pregassona e quella di Gandria, quando vide la punta di Castagnola così vicina e pensò che da che da Castagnola si va a Gandria in meno di mezz'ora, che da Gandria si può andare a Oria in un'ora e mezza, l'idea di salire il Boglia, di camminare sette o otto ore, gli divenne intollerabile. Salendo il Boglia sarebbe poi anche arrivato di giorno, questo era per la sicurezza uno scapito grande. Prese risolutamente la via di Castagnola e Gandria. Il cielo era tutto coperto di nuvole pesanti. Sotto i grandi castani, ove passava il sentiero di Castagnola, non si sapeva dove mettere il piede. Ma che sarebbe poi stato nel gran bosco del Boglia se Franco avesse presa quella via? Così fu dentro Castagnola e peggio di così nel labirinto delle viuzze di Candria. Dopo averle fatte e rifatte più volte, sbagliando, Franco riuscì finalmente sul sentiero del confine e si fermò a riposare. Sul punto di cimentarsi nel fitto delle tenebre ai pericoli di un sentiero difficile, di un incontro con le austriache, per giungere poi a quell'altro pauroso passo dell'entrare in casa, del far la prima domanda, dell'udire la prima risposta, alzò la mente a Dio, raccolse tutti i suoi pensieri in un proposito di fortezza e di calma. Si ripose in cammino. Gli occorreva ora dare tutta la sua attenzione al sentiero per non smarrirlo, per non preoccupare. I campicelli di Gandria finiscono presto, poi vengono fratte folte, pendenti sul lago, palloncelli franosi mascherati dal bosco che ruinano diritti al basso. In quei passaggi bui Franco era costretto di menar le braccia alla cieca per abbrancare un ramo, poi un altro, cacciare il viso nel fogliame che almeno aveva l'odore della valsolda, trascinarsi di pianta in pianta, tastar coi piedi il suolo, non senza terrori di sprofondare, cercare le tracce del sentiero. Il suo fardello era piccino, ma pure gli dava impaccio e gli dava noia quello stornir delle frasche al suo passaggio gli pareva che dovesse udirsi lontano, sui monti e sul lago, nel silenzio religioso della notte. Allora si fermava e stava in ascolto. Non udiva che il remoto rombo della cascata di rescia. Qualche lungo ululato di allocchi nei boschi, di là del lago e talvolta giù nel profondo, sull'acqua, un secco tocco. Dio sa di che. Non impiegò meno di un'ora per arrivare al confine. Là, fra la valle del confine e la val Maghera, il bosco era stato tagliato di recente. Il pendio sassoso era nudo, maggiore perciò il pericolo di precipitare, maggiore il pericolo di venire scoperto. Attraverso quel tratto piano piano, fermandosi spesso, mettendosi carponi. Prima di arrivare a Origa, udì giù a basso un rumore lieve di remi. Sapeva che la barca delle guardie passava qualche volta la notte alla riva di Valmalghera. Erano le guardie, certo. Sotto i castagni di origa respirò. Là coperto e camminava sull'erba senza rumore. Scese la costa occidentale di Valmalghera e risalì dall'altra parte senza intoppi. Nell'avvicinarsi a Roc, il cuore gli martellava a furia. Roque è come un avamposto di Oria. Ivi mette capo alla sadicciola che egli aveva salita tante volte con Luisa nei tipi di pomeriggi invernali, cogliendo violette e foglie d'alloro, discorrendo dell'avvenire. Si ricordò che l'ultima volta avevano avuto una piccola disputa sullo sposo desiderabile per Maria, sulle qualità che dovrebbe avere. Franco avrebbe preferito un agricoltore e Luisa un ingegnere meccanico. Roque è una cascina posta a ridosso di pochi campicelli scaglionati sul monte che fanno una chiara piccola macchia nella boscaglia. Una stanza sopra, la stalla sotto, un portichetto davanti alla stalla, una cisterna nel portichetto. Non c'è altro. Il portichetto s'affaccia sulla viotola ciotolata che passa da 2 a 3 metri più basso dal ciglio del burrone di Valmalghera a Roque ci sono pochi passi. Salito sul ciglio, Franco udì qualcuno parlare sommessamente nella cascina. Sostò e, fatosi da banda, si stese a bocconi sull'erba fuori del sentiero, lungo un cespuglietto di castagni. Non udì più parlare, ma udì venire un rapido passo d'uomo e stette immobile, trattenendo il respiro. L'uomo si fermò quasi accanto a lui, aspettò un poco, poi ritornò indietro ad agio e disse ad alta voce, con accento forestiero: Non c'è niente, sarà stata una volpe. Le guardie seguì un lungo silenzio durante il quale non osò muoversi. Le guardie ricominciarono a discorrere ed egli si propose di indietreggiare senza far rumore, di calarsi da capo in val Marghera per girare dietro la cascina in alto. Si levò adagio adagio le scarpe. Stava per muoversi quando udì le guardie, tre o quattro, uscire dalla cascina, discorrendo e venire verso di lui. Ne intese una dire Non resta qui nessuno? e un'altra rispondere È inutile. Quattro guardie gli passarono accanto una dopo l'altra senza vederlo. Non avevano sospetti perché discorrevano di cose indifferenti. Uno diceva che si può restare sott'acqua dieci minuti senza affogare. Un altro ribatteva che dopo cinque minuti bisogna morire. La quarta passò in silenzio, ma appena passata si fermò. Franco rabbrividì udendola a fregare un fiammifero. Quegli accese la pipa, tirò due o tre boccate di fumo e poi domandò ai compagni, alquanto forte, perché s'erano già dilungati scendevano la costa di Valmarghera. Quanti anni aveva? Uno di coloro rispose pure forte. Tre anni e un mese. Allora la quarta guardia tirò altre due boccate di fumo e si rimise in cammino. Franco, che stava a bocconi, all'udire tre anni e un mese l'età di Maria, si alzò sulle braccia stringendo l'erba convulsivamente. Il rumore dei passi si perdeva già in Valmarghera. Dio, 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 disse egli. Si rizzò ginocchioni, Ripete lentamente dentro a sé, come istupidito, la parola terribile aveva. Si torse le mani, gemette ancora. Dio, 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 dio. Di quel che fece in seguito non ebbe quasi coscienza. Scese a oria con la sensazione vaga d'esser di diventato sordo con un gran tremito nel braccio che portava la bambola. Arrivò alla Madonna del Romì, attraversò il paese e invece di scendere per la scalinata del Pomodoro, continuò a diritto per il sentiero che raggiunge la scorciatoia di Albogaccio Superiore. Discese per la stessa scaletta che aveva presa la Pasotti il giorno prima della catastrofe. Vide sulla faccia della chiesa un chiaror debole che usciva dalla finestra dell'alcova. Non si fermò sotto la finestra illuminata. Non chiamò. Entrò nel sottoportico e spinse l'uscio. Era aperto. Entrò dal fresco della notte in un'afa pesante, in un odore strano di aceto bruciato e d'incenso. Si trascinò a stento su per le scale. Davanti a lui, sul pianerottolo, a mezza scala, veniva lume dall'alto. Giunto là, vide che la luce usciva dalla camera dell'alcova. Salì ancora. Mise il piede sul corridoio. L'uscio della camera era spalancato. Molti lumi dovevano arder là dentro. Sentì con l'odore d'incenso odore di fiori. Fu preso da un tremito violento. Non poté avanzare. Dalla parte della cucina si udiva qualcuno dormire. Dalla parte dell'alcova non si udiva niente. A un tratto la voce di Luisa parlò, tenera, quieta: Vuoi che venga anch'io domani? Dove vai tu, Maria? La vuoi la tua mamma in terra con te? Luisa, Luisa, singhiozzò si Franco. Si trovarono nelle braccia l'uno dell'altro, sulla soglia della loro camera nuziale, che aveva la memoria degli amori ancor viva e il dolce lor frutto morto. Vieni, caro, vieni. Vieni, vieni. Disse ella e lo trasse dentro. Nel mezzo della camera, fra quattro ceri accesi, giaceva nella bara aperta sotto un cumulo di fiori recisi. E languenti come lei, la povera Maria. Erano rose, vaniglie, gelsomini, begonie, gerani, verbene, frondi fiorite di olea fragrance e altre frondi non fiorite, egualmente scure egualmente lucenti. Le frondi del carrubo già tanto caro a lei perché tanto caro al suo papà. Fiori e frondi erano sparsi anche sul viso. Franco si inginocchiò singhiozzando. Dio, Dio, Dio. Mentre Luisa prese due roselline, le pose in una manina di Maria e poi la baciò sulla fronte. Tu puoi baciarla sui capelli, disse ella. Sul viso no. Il dottore non vuole. Ma tu, ma tu? Oh, per me è un'altra cosa. Egli posò invece le labbra sulle labbra gelide che trasparivano tra le foglie di carrubo e i fiori di geranio. Ve le posò lievemente come per un addio tenero, non disperato, alla veste caduta e vuota della diletta creatura sua partita per altra dimora. Maria. Maria mia! sussurrò fra i singhiozzi. Che cosa è stato? Egli non aveva inteso affatto che il primo discorso delle guardie sugli annegati avesse un nesso col secondo. Non lo sai, gli chiese la moglie senza sorpresa pacatamente. Gliel'avevano avevano detto com'era stato telegrafato, ma ella sapeva pure che Ismaele doveva recarsi a Lugano per incontrarvi franco e ignorava che Ismaele, arrivata alla posta dal ceneri senza nessuno, era andato a dormire. «Povero Franco!» dissella baciandolo sul capo, quasi maternamente. «Non c'è mica stata malattia!» Egli si rizzò in piedi esclamò atterrito, «Come? Non c'è stata malattia?» La persona che Franco aveva udito dormire, la Leu, entrò in quel momento per far su fumigi. vide Franco e rimase sbalordita Va le disse Luisa posa il fuoco lì fuori mettici quel che vuoi e poi vai in cucina dormi povera Leo Quella obbedì Non c'è stata malattia ripete Franco Vieni gli rispose sua moglie ti racconterò tutto lo fece sedere sulla Dermese a piede del letto matrimoniale. Egli la voleva accanto a sé. Ella gli fe segno di no, di non insistere, di tacere, di aspettare, e sedette a terra presso la sua creatura. Incominciò il racconto doloroso con voce piana, eguale, indifferente, quasi al dramma che diceva, con una voce simile a quella della sorda Pasotti che pareva venire da un mondo lontano. Prese le mosse dall'incontro con la Bianconi, incampò e disse, sempre con la stessa calma, tutti i pensieri, tutti i sentimenti che l'avevano portata ad affrontare la nonna. Disse i fatti sino al momento in cui si era convinta che Maria non aveva più vita. Quando ebbe finito, si inginocchiò a baciare la sua morta e le sussurrò «Il tuo papà ha in mente che ti ho uccisa io, adesso». Ma non è vero, sai, non è vero. Egli si alzò, tutto vibrante di una commozione senza nome, si chinò sopra di lei, la raccolse da terra, non renitente né abbandonantesi. con mani irrisolute e riguardose, se la collocò vicina sulla dormeuse, la cinse con un braccio le spalle, la strinse a sé, le parlò sui capelli, bagnandoli di poche lagrime ardenti. Che a quando a quando gli rompevano la voce, povera Luisa mia, no, non l'hai uccisa tu. Come vuoi che io pensi questa cosa? Oh no, caro no, io ti benedico invece, per tutto ciò che hai fatto per lei da quando è nata. Io che non ho fatto niente, ti benedico. Te che hai fatto tanto. Non dir di più, non dire più quella cosa, la nostra Maria. Un violento singhiozzo gli ruppe le parole. Ma subito l'uomo con forte volere si vinse. Continuò. Non sai cosa dice la nostra Maria in questo momento? Dice Mamma mia, papà mio, adesso siete soli. Ciascuno di voi non ha che l'altro. Siate uniti più che mai. Donatemi a Dio perché mi ridoni a voi. Perché io sia il vostro angelo e vi conduca un giorno a lui e stiamo insieme per sempre. La senti, Luisa, che dice così? Ella fremeva nelle sue braccia, scossa da sussulti violenti, col viso basso, resistendo a Franco che glielo voleva alzare. Finalmente gli prese in silenzio una mano e gliela baciò. Egli pure, allora, la baciò sui capelli, poi gli sussurrò, Rispondimi. Tu sei buono, rispose Luisa, con voce accorata e debole. Tu hai pietà di me, ma non pensi quello che tu dici. Tu devi pensare che la causa della sua morte sono io, che se avessi seguito i tuoi sentimenti, le tue idee, non sarei uscita di casa, e se non uscivo di casa, non succedeva niente, Maria sarebbe viva. Lascia stare questo, lascia stare questo. Tu potevi credere che Maria fosse in camera o con la Veronica. Tu potevi rimanere in sala con gli sposi e la disgrazia sarebbe successa ugualmente. Non pensare più a questo, Luisa. Ascolta invece quello che ti dice Maria. Povero Franco, poveretto, poveretto. disse Luisa con un'amarezza di sottintesi paurosi da far gelare il sangue. Franco tacque tremando, non valendo a immaginare cosa ella pensasse. Eppure temendo udirlo. Si sciolsero lentamente dalla loro stretta, Luisa per la prima. Ella riprese però la mano di suo marito. Voleva accostarsela da capo alle labbra. Franco trasse teneramente a sé quella di lei, tentò un'ultima parola. Perché non mi vuoi rispondere? Ti farei troppo male, disse ella sottovoce. Egli ebbe il senso di una irreparabile rovina nell'anima di lei e tacque. Non ritirò la mano, ma si sentì mancare ogni forza, invadere da uno scuro, da un gelo, come se Maria, chiamata inutilmente, fosse morta una seconda volta. L'angoscia, la stanchezza, l'affa, i misti odori della camera poterono tanto sopra di esso che dovette uscire per non venire a meno. Andò in loggia. Le finestre erano aperte, l'aria pura, fresca lo rianimò. Pianse al buio la sua figliola, senza ritegno, senza nemmeno quel ritegno che viene dalla luce. Si inginocchiò ad una finestra, si incrociò le braccia sul petto, pianse, col viso al cielo, lacrime e parole afflutti, parole incomposte, di strazio e di fede ardente, chiamando Dio in aiuto. Dio, Dio che lo aveva colpito, e glielo disse a Dio con la piena delle lacrime che gli permettesse di piangere, ma che sapeva bene perché la bambina era morta, non aveva egli tanto pregato che il Signore la salvasse dal pericolo di perdere la fede stando con sua madre? Ah, quella sera, quella ultima sera che Maria gli aveva detto: Papà mio, un bacio, e tante altre tenerezze, e non voleva lasciare la sua mano come aveva pregato. Era un terrore, una gioia, uno spasimo di ricordarlo. Signore, signore, disse egli verso il cielo, tu tacevi e mi ascoltavi, tu mi hai esaudito, secondo le tue vie misteriose, tu hai preso il mio tesoro con te, ella è sicura, ella gode, ella mi aspetta, tu ne congiurerai. Non fu amaro il dirotto pianto in cui le parole morirono, ma dopo, pensando ancora a quell'ultima sera, gli fu amarissimo di essere partito senza dirlo a Maria di averla ingannata. Maria, Maria mia, supplico piangendo, perdonami. Dio, come gli pareva impossibile che tutto questo fosse vero, come gli pareva di andare nell'alcova, di doverla trovare là, dormente nel suo lettino, con la testa piegata sulla spalla e le manine aperte e abbandonate sulle lenzuola, con le palme in su. E invece vi era... Sì, ma... Oh, che cosa, non poteva, non poteva essere fine al pianto. Venne la Leu col lume e gli portò il caffè. L'aveva mandata la signora. Egli ebbe un movimento di tenera gratitudine per sua moglie. Dio, povera Luisa, che infelicità ne era la sua! E quali spaventose apparenze di castigo per lei nel colpo che le piombava sopra in quel momento, proprio in quel momento! Lo aveva ben compreso lei che egli doveva pensare così e lo pensava davvero e aveva negato per pietà, sì, per pietà, come ella aveva inteso pure. E queste spaventose apparenze di castigo non frutterebbero dunque niente. Ella si separava da Dio più che mai, chissà fino a qual punto. Povera, povera Luisa, non era da pregare per Maria. Maria non ne aveva bisogno, era da pregare per Luisa, da pregare di e notte, da sperare nelle preghiere dell'animetta cara, nascosta in Dio. Egli parlò con la Leu, abbastanza calmo, si fece raccontare da lei tutto ciò che aveva veduto, tutto che aveva udito, della cosa terribile. La proprio il Signore, la sua tosetta, disse la Leu per ultimo. Bisognava vederla in Gesa, con tisso manit in cross, con suo bel facci in seri. La somigliava a un angelo, tale e qual propri. Poi domandò a Franco se desiderasse tenere il lume. No, preferiva stare all'oscuro. E il funerale, a che ora si farebbe? La Leu credeva che si farebbe alle otto. La Leu, quando cominciava a discorrere, non smetteva facilmente e forse aveva anche paura di starsene soletta in cucina. E il suo papà, disse ella ancora prima di andarsene. E il suo car papà, le forse mingavot di chi è son ven venuta a chi ha portag di castagna la sciora, e sta cara Tosetta, che la parlava in Scipolito, proprio come un avvocat la fa sai, Leo, presto il mio papà viene a Lugano e io vado a trovarlo. Ciao le una gran roba. Lacrime e lacrime. Ai, Dio aveva preso la bambina per toglierla agli errori del mondo. E Dio aveva punito Luisa degli errori suoi, ma non era disegnato l'orribile castigo anche per lui. Non aveva egli colpe. Oh, sì, quante, quante! Ebbe la chiara visione di tutta la propria vita miseramente, vuota di opere, piena di vanità, mal rispondente alle credenze che professava, tale da renderlo responsabile dell'irreligiosità di Luisa. Il mondo lo giudicava buono per le qualità di cui non aveva merito alcuno. Essendo nato con esse, tanto più severo sentiva sopra di sé il giudizio di Dio, che molto gli aveva dato e frutto non ne aveva colto. Si inginocchiò da capo, si umiliò sotto il castigo, nella desolata costrizione del cuore, nell'ardore di espiare, di purificarsi, di farsi degno che il Dio lo ricongiungesse con Maria. Pregò e pianse a lungo poi uscì sulla terrazza. Il cielo imbiancava sopra la Galbiga e le montagne del lago di Como. Veniva giorno. Dal nero boglia imminente soffiavano le tramontane fredde. Da vicino e da lontano, a riva di lago e nell'alto grembo della valle, si levarono suoni di campane. L'idea che Maria e la nonna Teresa erano insieme felici salì al cuore di Franco spontanea, chiara e soave. Gli parve che il Signore gli dicesse ti addoloro, ma ti amo. Aspetta, confida, saprai. Le campane suonavano da vicino e da lontano, a riva di lago e nell'alto grembo della valle. Il cielo diventava più e più bianco sopra la Galbiga, verso il lago di Como, lungo l'erto profilo nero del picco di Cressogno. E le distese dell'acqua piana prendevano laggiù in levante, fra le grandi ombre dei monti, un chiarore di perla. Le frondi della passiflora, tocche dalle tramontane, ondulavano silenziosamente sopra il capo di Franco, agitate dall'aspettazione della luce, della gloria immensa che scendeva in oriente, colorando di sé nuvoli e sereno, salutata dalle campane. Vivere, vivere, operare, soffrire, adorare, ascendere. La luce voleva questo, portarsi via i vivi tra le braccia portarsi via ai morti nel cuore, ritornare a Torino, servire l'Italia, morire per lei. Il nuovo giorno voleva questo. Italia, Italia, madre cara. Franco giunse le mani in uno slancio di desiderio. Anche Luisa udì le campane. Non avrebbe voluto udirle, non avrebbe voluto che venisse il giorno mai più, che venisse l'ora di cedere Maria alla terra. Inginocchiata presso il corpicino della sua creatura, le promise che ogni giorno, finché avesse vita, sarebbe venuta a parlarne, a portarle dei fiori, a tenerle compagnia, mattina e sera. Poi sedette, a fondo nei pensieri cupi che non aveva voluto dire al marito, cresciuti e maturati in lei nel corso di ventiquattro ore, come una maligna infezione assorbita da lungo tempo, rimasta inerte per lungo tempo, colta un dato momento dalla corrente del sangue, divampata con fulminea violenza. Tutte le sue idee religiose, la sua fede nell'esistenza di Dio, il suo scetticismo circa l'immortalità dell'anima, tendevano a capovolgersi. Ella era convinta di non essere affatto in colpa della morte di Maria. Se realmente esisteva un'intelligenza, una volontà, una forza padrona degli uomini e delle cose, la mostruosa colpa era sua. Questa intelligenza aveva freddamente disegnato la visita della Pasotti e il suo dono aveva allontanato da Maria le persone che potevano custodirla in assenza della madre. L'aveva tratta senza difesa nelle sue insidie feroci e uccisa. Questa forza aveva fermato lei, la madre, proprio nel momento in cui stava per compiere un atto di giustizia. Stupida lei che aveva prima creduto nella giustizia divina. Non vi era giustizia divina, vi era invece l'altare alleato del trono, il dio austriaco, socio di tutte le ingiustizie, di tutte le prepotenze, autore del dolore e del male, uccisore degli innocenti e protettore degli iniqui. Ah, se gli esisteva, meglio che Maria fosse tutta lì in quel corpo, meglio che nessuna parte di lei cadesse, sopravvissuta, nelle mani della sua onipotenza selvaggia. Ma era possibile dubitare che questo orribile dio esistesse. E se non esistesse si potrebbe desiderare che una parte dell'essere umano continuasse a vivere, non miracolosamente, ma naturalmente oltre la tomba. Ciò era forse più facile a concepire che l'esistenza di un tiranno invisibile, di un creatore feroce contro le proprie creature. Meglio la signoria della natura senza Dio, meglio un padrone cieco, ma non nemico, non deliberatamente cattivo. Certo, non bisognava pensare più in alcun modo, né in questa vita, né in una vita futura, se vi fosse al fantasma vano giustizia. La fioca luce dell'alba si mesceva ai suoi pensieri come a quelli di Franco, solenne e consolante per lui, odiosa per lei. Egli, cristiano, pensava a un'insurrezione di collera e di armi contro fratelli in Cristo per l'amore di un punto sopra un minimo astro dei cieli. Ella pensava una ribellione immensa, una liberazione dell'universo. Il pensiero di lei poteva parere più grande, l'intelletto di lei poteva parere più forte, ma colui che è meglio è conosciuto dalle generazioni umane quanto più ascendono nella civiltà e nella scienza. Colui che consente venire onorato da ciascuna generazione secondo il potere suo e che gradatamente trasforma e alza gli ideali dei popoli, servendosi per il governo della terra nel tempo opportuno anche degli ideali inferiori e perituri. Colui che, essendo la pace e la vita sofferse a venir chiamato il dio degli eserciti, aveva impresso il segno del suo giudizio sul viso della donna e sul viso dell'uomo. Mentre l'alba si accendeva in aurora, la fronte di Franco veniva si irradiando di una luce interiore, gli occhi suoi ardevano fra le lacrime di vigore vitale la fronte di luisa sempre più si oscurava le tenebre salivano in fondo ai suoi occhi spenti al levare del sole una barca comparve alla punta della carabina era l'avvocato v che veniva da varenna alla chiamata di luisa